Ora farà conoscenza con una bella signorina, disse la mia compagna, mentre attraversavamo la grande foresta diradata per andare verso la casa di caccia. Badi di non innamorarsene, aggiunse la cugina. E perché? Dissi io. È già promessa, rispose, a un brav'uomo che ora è in viaggio. È andato a mettere in ordine i suoi affari, perché il padre è morto, e a procurarsi un buon impiego. La notizia mi fu piuttosto indifferente. Mancava ancora un quarto d'ora perché il sole raggiungesse la montagna, quando arrivammo alla porta della villa. Era un caldo soffocante e le signore mostravano qualche preoccupazione per un temporale che alcune nuvole bianche, grigie e cupe sembravano far presagire, radunandosi all'orizzonte. Io calmai i loro timori, dandomi l'aria di saper presagire il tempo, benché io stesso temessi che la nostra festa sarebbe stata turbata. Io ero sceso di carrozza e una donna che era venuta alla porta del cortile ci pregò di scusare un momento, che la signorina Carlotta sarebbe venuta subito. Traversai il cortile, andai verso la casa ben costruita e quando salì la scala esterna e spinsi la porta, si presentò ai miei occhi il più grazioso spettacolo che mai avessi visto. Nella sala d'entrata, sei fanciulli dai 2 ai 6 anni si agitavano intorno a una bella giovinetta di media statura, ornata di una semplice veste bianca con nastri rosa al petto e alle braccia. Aveva in mano un pane nero e tagliava a ciascuno dei piccoli che le erano intorno un pezzo proporzionato all'età e all'appetito. Lo porgeva a ognuno gentilmente e ognuno proferiva il suo spontaneo grazie, dopo aver tenuto a lungo le manine in alto, ancor prima che il pane fosse tagliato. Poi si allontanavano con la loro merenda, saltellando, e alcuni, secondo il loro più tranquillo carattere, si avvicinavano quieti al portone per vedere i forestieri e la carrozza sulla quale doveva montare la loro Carlotta. Vi prego di perdonarmi, disse lei, se vi ho dato il fastidio di entrare, se ho fatto attendere le signore. Nel vestirmi e nel dare la disposizione necessaria alla casa durante la mia assenza, ho dimenticato di dare la merenda ai miei piccoli ed essi vogliono che il pane sia tagliato proprio da me. Balbettai un complimento insignificante. Tutta la mia anima era presa dal suo aspetto, dal suono della sua voce, dal suo portamento, ed ero appena rinvenuto dalla sorpresa quando lei corse nella sua camera a prendere i guanti e il ventaglio. I bambini mi guardavano e stavano da parte, a una certa distanza. Mi avvicinai al più piccolo, un bellissimo bimbo che si ritrasse da me proprio quando Carlotta rientrava. Lei gli disse: Luigi, dai la mano a quel signore, tuo cugino. Il bimbo obbedì graziosamente, io non potei fare a meno di abbracciarlo, nonostante il suo nasino imbrattato. Cugino, dissi io mentre le porgevo la mano. Credete che io sia degno della gioia di essere vostro parente? Oh, disse lei con un arguto sorriso, la nostra parentela è molto estesa, mi dispiacerebbe che voi foste il peggiore di tutti. Scendendo, diede a Sofia, una fanciulla di circa 11 anni, la maggiore dopo di lei, l'incombenza di badare ai più piccoli e di salutare il padre quando fosse rientrato dalla sua cavalcata. Ai piccoli raccomandò di ubbidire a Sofia come avesse obbedito a lei, ed alcuni lo promisero sinceramente. Ma una piccola impertinente di circa 6 anni disse: Ma non sei tu, Carlottina, e noi preferiamo quando sei tu. I due ragazzi più grandi si erano arrampicati sulla vettura e alla mia preghiera la sorella promise loro di accompagnarci fino al limite della foresta, se promettevano di non farsi dispetti e di tenersi ben saldi.
Ci eravamo appena seduti e le signore si erano da poco scambiati i saluti e le impressioni sui loro vestiti e specie sui capelli e avevano passato in rivista la compagnia che ci attendeva quando Carlotta fece fermare il cocchiere e scendere i fratelli, i quali vollero baciarle una alla volta la mano, ciò che il primo fece con tutta la tenerezza con cui avrebbe potuto farlo un ragazzo di 15 anni. E l'altro con la vivacità e spensieratezza. Lei salutò ancora una volta i bimbi e proseguimmo il cammino. La cugina le domandò se avesse finito il libro che recentemente le aveva mandato. No, disse Carlotta, non mi spiace e ve lo renderò. Anche il precedente non era migliore. Rimasi meravigliato quando domandai di quali libri si trattava e lei mi rispose: Nota dell'autore. Si è creduto necessario sopprimere questo passo della lettera per non dare ad alcuno motivo di lamento, benché in fondo ogni autore darebbe ben poca importanza al giudizio di una fanciulla e di un giovane. Fine della nota. Trovavo una profonda individualità in tutto ciò che lei diceva e ad ogni sua parola vedevo un nuovo fascino, un nuovo raggio del suo spirito brillarle sul viso che si andava animando sempre più, perché lei sentiva che io la comprendevo. Quando ero più giovane, diceva, nulla mi dilettava quanto i romanzi. Sa Dio come ero felice se potevo la domenica sedermi in un angolo e seguire con tutto il cuore le vicende triste, liete o tristi di una Miss Jenny. Non nego che ancora oggi questo genere di libri abbia attrattiva per me, ma giacché molto raramente posso prendere in mano un libro, bisogna che esso almeno sia completamente di mio gusto. E l'autore che io preferisco è quello che rappresenta il mio mondo, nel quale tutto avviene come intorno a me, le cui storie mi interessano e mi stanno a cuore come la mia vita domestica, che non è proprio un paradiso, ma che in complesso è una fonte di gioie inesprimibili. Io facevo lo sforzo per nascondere la commozione che mi destavano quelle parole, ma non potei durare a lungo, perché quando la sentii parlare incidentalmente, con profonda verità, del vicario di Wakefield, di Nota dell'autore, anche qui sono stati tralasciati i nomi di alcuni autori nazionali, quelli che godono il favore di Carlotta lo sentì. Tiranno nel proprio cuore se leggeranno queste pagine. E del resto nessuno ha bisogno di conoscere i gusti di lei. Fine della nota. Non potei più trattenermi, le dissi tutto quello che mi veniva in mente e solo qualche tempo dopo, quando Carlotta rivolse la parola alle altre, osservai che per tutto quel tempo erano rimaste con gli occhi spalancati come se si fosse trattato trovate in un altro mondo. La cugina mi guardava con aria canzonatoria, ma non me ne importava nulla. La conversazione cadde poi sui piaceri della danza. Seppure questa passione è colpevole, disse Carlotta, confesso che non c'è cosa al mondo che io metta al di sopra del ballo, e se mi passa qualcosa di triste per la testa, basta che io strimpelli una controdanza sul mio piano scordato e subito mi torna il buon umore. Durante la conversazione, quanto mi beavo dei suoi occhi neri e come le sue vivide labbra e le sue fresche guance deliziavano la mia anima, ed ero così preso dall'alto significato dei suoi discorsi che non udivo le parole con le quali si esprimeva. E tu, che mi conosci, puoi farti un'idea di questo. In breve, scesi di carrozza come in preda a un sogno,
quando ci fermammo davanti alla casa della festa, ed ero così perduto nelle mie fantasticherie, tra i bagliori del crepuscolo, che appena sentii la musica, il cui suono scendeva fino a noi dalla sala illuminata.